come sono nate le idee? Idee alla base dei vostri video, delle vostre realizzazioni per questo concorso? Noi abbiamo cercato di curare innanzitutto le motivazioni di fondo per cui si genera la violenza, più che fare una denuncia giusto per. E questo perché, avendo diciamo, una scuola che cura anche molto l'aspetto educativo degli alunni, ci interessava anche muovere delle emozioni rispetto a questo problema. Per cui ci siamo regolati appunto più su un fatto descrittivo, ma su un fatto effettivamente diciamo, contenutistico di emozioni. E i video sono tre e uno è dedicato proprio di fotografia e i ragazzi hanno lavorato quasi completamente in modo autonomo, tranne che ovviamente che noi abbiamo fatto un po' di coordinamento. E adesso ve li presento, Elenia e Francesca. Francesca, vuol dire qualcosa sul video? Che cosa diciamo ti ha mosso per fare questa serie di scatti che si chiama Scatti e Sentimenti? Sì, salve. Io ho voluto realizzare una serie di foto messe una dietro l'altra proprio per far vedere le emozioni che questa ragazza, una volta picchiata, comunque provava. Sono vari momenti di questa fase, quindi... Anche l'aspetto bello che tu hai fatto, anche il... È stato bello l'aspetto che lei ha fatto della solidarietà, perché questa violenza possa essere recuperata, non lasciata da sola, quindi è anche un diciamo dare delle occasioni per ricominciare. Ecco. Nel video c'era anche quello relativo a una pista da bullying, ad esempio, là com'è nata l'idea? Dei birilli, se non sbaglio, pure. Diciamo che l'idea è nata per ognuno di loro in modo diverso, perché noi rispettiamo anche molto quella che è la personalità. Infatti per esempio Luigi ha fatto tutto un altro tipo di lavoro e abbiamo dato degli input però molto su quello che è una riflessione. Perché accade la violenza alla donna? Perché abbiamo oltretutto una società violenta e quali sono i meccanismi per cui si possa ricominciare a vivere nella dignità della persona, al di là di quello che possa essere la sua sessualità, insomma, deve essere la sua condizione oltre che la sua sessualità. Noi crediamo molto nella forza della persona umana, nella dignità della persona umana. Ecco. Questo lavoro come è nato e come vi siete avvicinati insomma al tema della violenza alle donne? Perché siamo nati praticamente dal concetto che molti uomini considerano le donne come un gioco, un passatempo e noi volevamo appunto far vedere come giocando con le donne le ferivano, le facevano male, quindi abbattendole con una palla la donna cade a terra ferita. Quindi con le donne insomma, che poi anche lo slogan è scelto, non si gioca, non si deve giocare. No, non si deve giocare con le donne, vanno rispettate. L'idea alla base dei vostri elaborati, come vi siete approcciati, come i ragazzi si sono avvicinati a questo tema? Allora, i ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo perché purtroppo è una tematica molto sentita e molto attuale. E i nostri ragazzi hanno fatto dei bellissimi video, si sono divertiti anche, pur trattando una tematica seria e appunto, come stavo dicendo, attuale, si sono organizzati subito con grande motivazione per preparare questi video molto carini e penso che siano piaciuti anche alla giuria, spero che siano piaciuti. In modo corretto, giusto, insomma, per approcciare questo problema? Sì, con i ragazzi solo in questo modo puoi cercare di approcciarti, non certo con lezioni cattedratiche e seriose, insomma bisogna muoversi sotto l'aspetto motivazionale e l'organizzazione e la produzione di video lo è, sicuramente aiuta, ecco, in questo molto senso. Tante scuole, tanti ragazzi che hanno da giudicare anche dai lavori che hanno realizzato e che hanno consegnato insomma alla giuria, si sono appassionati al tema e l'hanno trattato in maniera positiva. Bene, il giudizio è ovviamente ottimo, è una grande soddisfazione perché le scuole che hanno aderito a questa iniziativa, che ricordo è iniziata fin da novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza, una campagna di sensibilizzazione che ha coinvolto 12 istituti, 300 ragazzi che attraverso un percorso itinerante hanno affrontato il tema del contrasto alla violenza. Hanno realizzato dei cortometraggi, il che significa che hanno lavorato insieme, si sono messi in rete ragazzi di tutte le classi e devo dire che i filmati che hanno realizzato sono davvero soddisfacenti, originali, ma soprattutto è passato un messaggio chiaro che per contrastare la violenza bisogna soprattutto fare una battaglia di civiltà e di promozione della cultura, perché contrastarla significa agire sulla prevenzione. La prevenzione è sempre e soltanto esclusivamente promozione di tipo culturale. Stamattina
è la tappa conclusiva che vedrà la proclamazione la premiazione dei vincitori. Aggiungo che ringrazio per questo tutti i relatori che hanno partecipato in qualità di formatori a questa iniziativa. Saranno premiati tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo concorso, a questo progetto e soprattutto dei cortometraggi che hanno realizzato, grazie anche all'aiuto di una emittente televisiva, diventeranno pubblicità Progresso, quindi sicuramente una buona riuscita.